Questa è stata una sfida, è stato un momento importante della mia, della nostra vita, della vita di tutte le persone che hanno partecipato. Abbiamo creato un luogo d'accoglienza. Siamo su un tavolo che è il tavolo dell'accoglienza, che è una delle ultime creazioni di 16 artisti a cui abbiamo dato una tavola e abbiamo detto di condividere la loro opera per poi poterla condividere nel mangiarci sopra. Ed effettivamente 10 anni sono un traguardo, un punto di quasi di arrivo, anche se per noi non sarà un punto di arrivo, lo speriamo quantomeno. Con tanto sacrificio, con l'aiuto di tutte le persone che ci hanno seguito, accompagnato, dato una mano, siamo riusciti a ottenere questo. Oggi veramente c'è un orgoglio in questa giornata di festa, in questa giornata in cui tutti gli amici sono venuti da distante, sono venuti addirittura da Londra. Cosa si può chiedere di più? Cosa pensi tu e Andrina, naturalmente, di aver seminato in questi 10 anni? Che cosa è nato da questo seme? L'idea che vengano dei giovani, e ce ne sono tantissimi, sono emozionati. Quest'anno ce ne abbiamo due in particolare che hanno lavorato una settimana per ripristinare un'opera di 10 anni fa che era ormai degradata, e l'hanno fatta ritornare a uno splendore che neanche. E hanno lavorato 8-10 ore al giorno con sorriso, con passione. Se riusciremo e se riusciamo, se siamo riusciti ad avere questo in questi anni e se nel futuro sarà così, beh, insomma, penso che sia più che sufficiente.